Ho bisogno di un caffè. Caffè? Sì, perché no? Fai tu? Andiamo al bar? Così portiamo anche i ragazzi. Però Ah, ciao ragazzi. Sì. continuiamo a parlare lentamente, così capite senza mettere pausa. Andiamo. Salve. Piove. Sì, non è una cosa facile. No. Come stai? Allora, sto bene, sono un po' raffreddato e questa passeggiata sotto la pioggia non è proprio l'ideale, però No. per voi questo ed altro, eh? E anche per un caffè. Non solo per voi, non ve la prendete. È anche la caffeina che chiama. Cosa fai oggi? Allora, oggi prima prendo un caffè con te e i ragazzi. Poi torniamo a casa e devo finire di lavorare su una puntata di Easy Italian. Ci sono i sottotitoli da inserire. Poi registro il podcast e poi penso cucino qualcosa. Ah no, oggi è giovedì. Oggi si mangia pizza. Mentre camminiamo sotto la pioggia e sotto un ombrello decisamente troppo grande. Per queste strade piccole. E voglio sapere tu cosa devi fare oggi. Io? Sicuramente mangerò una pizza con te. Anch'io lavoro e quindi ho una riunione con Giorgia e tante altre cose di cui non mi ricordo, ma sono nel mio calendario. Abbiamo bisogno del caffè. Chiedo un caffè normale e una fetta di crostata piccola. Mi raccomando, piccola. Piccola. Ti metto due forchettine così la assaggio anche Katie. Grazie. No. Il mio caffè normale, invece il caffè di Katie, Deca macchiato. No, No, ho cambiato idea. no, 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 ha cambiato idea. Come lo vuoi? È un cappuccino Deca. Vuoi cacao cannella? Cacao, grazie. Perché i bambini imparano così velocemente le lingue, mentre per noi adulti è a volte difficilissimo? Allora, secondo me è perché spesso con i bambini parliamo come stiamo parlando adesso, cioè lentamente, enunciando tutte le parole.
e muoviamo anche un sacco la bocca. Non è l'unico motivo, ma potrebbe essere uno dei motivi. Potrebbe rendere tutto più facile per i bambini, come rende tutto più facile per voi che state imparando. Oggi, per esempio, stiamo usando tanti vocaboli e li stiamo enunciando lentamente. Ma voi li avete segnati tutti? Non vi preoccupate, se non avete segnato tutti i vocaboli, basta essere membri della comunità Easy Italian. In questo modo riceverete per questo episodio la lista di vocaboli e la trascrizione, ma anche il video con e senza sottotitoli, l'audio da scaricare e gli esercizi. Quindi cosa state aspettando? Lentamente andate a cliccare il link in descrizione. In più, se trovate che le interviste per strada che facciamo sono velocissime e gli italiani parlano velocissimamente e volete rallentarli, come membri della comunità Easy Italian avrete accesso all'audio lento, così potete ascoltare le interviste a una velocità un po' più tranquilla. Adesso prendiamo il caffè e la crostata, che il lavoro ci aspetta. Cappuccino per Katie e caffè noiosamente normale per me. E la cosa più importante, una torta da condividere. Come faccio a vedere se riprende? Buono, come sempre, buono. Oggi siamo venuti al Type, che è uno dei bar vicino casa, è anche un fantastico in italiano, ma non in italiano, diciamo Deor. Deor. È un posto fuori ma coperto, dove anche se piove si può prendere un caffè. Cosa fai questo fine settimana? Questo fine settimana o questo weekend faccio un corso di scrittura qui a Milano. Tu? Fantastico. Io sarò con Brody, poi sabato c'è la registrazione di un episodio e domenica molto probabilmente vedo Fotis, che stiamo vedendo spesso. Bene, è importante vedere gli amici. Ho una domanda. Nel mio cappuccino sì. C'è rimasta tanta schiuma. Sì. In Italia sì. È accettabile mangiare la schiuma con il cucchiaio o il cucchiaino? Ma certo. Meno male. In Italia puoi fare quello che vuoi. Diciamo, limitato a eccessi, sempre con calma ragazzi, però anche il cappuccino alle 4 di pomeriggio si può bere. Adesso dobbiamo tornare a lavorare.